23 maggio 1992, 23 maggio 2022, oggi sono passati esattamente 30 anni dalla strage di Capaci, dal tragico omicidio di mafia che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta, gli agenti di polizia coinvolti in questo tragico delitto. Oggi Pesaro ricorda questo momento, lo fa commemorando qui in Piazzale Carducci davanti al Tribunale di Pesaro questa data, questa giornata della legalità, alla presenza di istituzioni, di Associazione Nazionale Magistrati e soprattutto delle scuole superiori della provincia che hanno raggiunto questo luogo muovendosi in corteo, chi dal centro storico, chi dai rispettivi istituti, proprio per ricordare questo episodio. 30 anni fa nessuno di loro era nato, ma la memoria di questo evento deve rimanere forte e indelebile. 30 anni sono tanti, sono passati. Falcone e Borsellino hanno lasciato un'eredità inestimabile, hanno lasciato una cultura della legalità e un esempio, un solco nel quale tutti, a cominciare dai giovani ma anche da noi, dobbiamo muoverci. I successi che si sono avuti dopo il loro martirio, perché il loro è stato un martirio, io l'ho sempre definito dare la vita per un ideale, è sempre un atto estremo ma che associo ai martiri. C'è ancora un po' da fare, per la verità, c'è ancora un po' da fare, ma il grosso è stato fatto, è stato portato avanti grazie alle loro iniziative. Come molti ricorderanno, i capitali dei sodalizi criminali sono stati, non dico azzerati, ma abbastanza dimezzati con una serie di provvedimenti che nascono dalle loro iniziative e dal loro intuito. Mi riferisco soprattutto ai beni confiscati, no? I beni confiscati dalla mafia, con la bellissima destinazione a scopi sociali. Falcone e Borsellino sono e rimarranno dei modelli di legalità e di giustizia. Manifestazioni come oggi ci ricordano e sono delle testimonianze proprio attive, presenti, di quanto la loro memoria e il loro ricordo sia presente sia per noi, seconde generazioni, ma anche per le nuove generazioni che oggi animano la piazza. È davvero un orgoglio vedere quanto le scuole siano ancora portatrici di valori sani, di cittadinanza, di legalità, che mai come in questo periodo sono fondamentali per il futuro. È un momento della memoria, momento altamente formativo dal nostro punto di vista della scuola. Lavorare sulla legalità è stato sempre il nostro imperativo, oggi è un emblema chiaramente. Stiamo ricordando 30 anni di un episodio triste per il nostro paese. Stiamo qui non contro la mafia ma contro la mafiosità, che è la cosa più importante che capiscono i ragazzi, è la mafiosità che è il substrato sul quale poi si intercettano la non legalità, le mafie. Una mattinata all'insegna del ricordo, degli applausi, delle testimonianze storiche, delle letture, delle canzoni e anche delle installazioni artistiche, quelle realizzate per l'occasione dal liceo artistico Mengaroni di Pesaro. È importante la memoria che viene tramandata dai più giovani in questo caso e anche questo simbolo che si va a presentare oggi davanti al Palazzo di Giustizia con queste due porte che hanno un forte valore simbolico. Nella porta bassa e larga, diciamo, dove apparentemente è più facile passare, mentre contrapposta a una più alta, stretta, dove però invece non bisogna chinarsi per andare dall'altra parte, ma invece la bisogna attraversare con la schiena dritta e la testa alta, che è appunto la prima condizione per i comportamenti civici che poi sono alla base del contrasto reale alla criminalità mafiosa e ai suoi interessi economici, perché poi alla fine di questo parliamo. Il senso della legalità deve nascere dal rispetto, rispetto per noi stessi, e quando noi siamo in grado di rispettare noi stessi ci rivolgiamo all'altro con occhio attento, con occhio empatico. E avere questi ragazzi tutti insieme che condividono il valore della giustizia, il senso della libertà e che cosa significa vivere in un paese pulito è un elemento, un valore fondamentale. E quindi su questo lavoreremo, e l'educazione civica, e questo è un tassello importante per i nostri percorsi di educazione civica. Bellissima giornata e speriamo che sia straordinaria per gli elementi e i cuori dei nostri studenti e delle nostre studentesse.